Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono MatelTibra8 e come potete vedere oggi siamo su Geometry Dash. Da un sacco di tempo che non facevo un video su YouTube. Volevo ringraziare i miei iscritti per essersi iscritti appunto al canale. E vabbè, oggi vorrei iniziare con i livelli principali. Stereo Madness già l'ho fatto da solo, però facciamocela pure insieme, così incominciamo perché dobbiamo ammazzare un po' il tempo. Geometry Dash sul tablet sono abbastanza bravo, quindi credo di esserlo pure ora. Benissimo, il primo livello non è niente in confronto agli altri livelli che sono difficilissimi. Ok, benissimo, cominciamo bene. Abbiamo sbloccato pure il colore. Splendido. Ok, allora, calmiamoci. Ecco. Ok. Benissimo. Io credevo che non si poteva installare sul computer questo gioco, però alla fine si può installare. Benissimo, mamma mia, meno male che non ho premuto. Ok. Eccolo. Il primo livello rispetto a Can't Let Go, che è più o meno il sesto livello, mi tormenta, che è per me il più difficile. Sono riuscito a fare Jumper e non riesco a fare Can't Let Go. Questa è non riesco a spiegarvela. Ok, benissimo. A tre, mannaggia, proprio sull'ultimo spuntone, chiamiamoli così, i triangoli degli illuminati, come li vogliamo chiamare. Mannaggia. Faremo parecchi episodi su Geometry Dash perché ho scoperto, tengo una nuova versione. E appunto il lag. Ragazzi, avete visto quel lag bestiale? Non è che mi ricordo il livello a memoria. Ok, andiamo. Andiamo. Ancora. Ok, ecco qua. Non mi devi laggare, gli FPS te li puoi far mancare, ma non devi laggare. Ok, no, però va fluido, benissimo. Poi faremo anche la guida per creare un livello, di tutto, un canale Geometry Dash proprio. Ok, ancora, vai. Vai, non perdere ora. Ok, benissimo. Ok, allora prepariamoci per il grande salto. Due, mannaggia la miseria, sempre là, sempre lì. Mai esagerato. Andiamo. Posso fare sia con spacebar che con il mouse, però preferisco il mouse che la spacebar, che il mio pollice già si è consumato vicino al tablet. Ora consumiamoci pure l'indice. Ok, andiamo. Ok, benissimo. La solita parte della supposta, come la chiama FabJ. Ok, andiamo. Vai, 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 vai. Non perdere, non perdere. Il segreto è stare calmi in questi livelli. Ma proprio in Geometry Dash dovete stare sempre calmi. Oddio, la sono saltato senza motivo valido. Ok, ci siamo riusciti. Proprio qui si deve stare calmi. Non si deve far impressionare, dai. Tanto già l'ho presa. Mamma mia, ha fatto pure il lag. Benissimo, benissimo. Non immaginate a quale velocità sto premendo il mouse. Benissimo, ok, primo livello insieme l'abbiamo fatto. La pratica è inutile che la faccio, me la faccio da solo, ok. Ok, Stereo Madness insieme, o non insieme, non ce lo siamo fatto. Benissimo, ora back on track. Benissimo, questo è difficile un poco. Incominciamo già ad andare nella soglia dei livelli più temuti. Back on track però non è tanto. Eh sì. Ok,
Questo ci ho messo 2 mesi per fare questo livello. Ma ci metto un attimo. Due mesi di sclero, mamma mia. Mamma mia, questi momenti di silenzio. Ok. La concentrazione oramai è dentro di noi. Ok, benissimo. Eccolo, eccolo, ci riesce senza morire. Che ho sulla supposta sono negato. Ok. Ecco. Mamma mia. Là dovevamo star fermi. Anche qui. Questi sono cose facili. Mamma mia, stavo perdendo l'equilibrio. Per un attimo mi stavo imbrogliando con me stesso. No! Perché abbiamo sbloccato l'icona brutta. Mannaggia. Mamma mia, siamo deceduti nel più bello. Perché? Ok, andiamo. Benissimo. Ma voi non immaginate, io tengo un monitor gigante. E qui, mamma mia. Si vede gigante tutto, ragazzi, è incredibile. Ok. Continuiamo, bene. Benissimo. No, questa parte la odio. Mamma mia. Mamma mia, come ho fatto a non morire di nuovo? Va bene, siamo morti subito. Perché? Va bene, ma incominciamo a fare. Ok, beh, no, là non devo saltare. Questo è il livello dove all'inizio non devi saltare. Ok. La musichetta di Back on Track. La schifo. Allora, no, è carina. Devo dire la verità, è carina. Rispetto a Stereo Madness, che è un po' una cagata, però questa è carina. Benissimo. Con il mouse è più semplice del tablet, che devi premere il dito sempre sul touchpad. Cazzo dico, sempre sul tablet voglio dire. Ok, allora vai così. Ok, ce l'abbiamo fatta. Cosa, spiro di sollievo. Non moriamo a pezzi di merda come siamo morti prima, eh. Ok. Benissimo. Qui io mi disoriento un poco. Non so perché, non me lo chiedete nei commenti. Ok, ok, ok. Devo ascoltare la musica. Sì, sì ragazzi, Back on Track. Ok, ora andiamoci a personalizzare l'icona. Abbiamo preso solo la stella centrale e ci basta, guarda. Ok, allora. Ok, noi abbiamo fatto tutte parecchie icone. Allora, parecchie. Ok, la supposta. Qui non capisco, cazzo. Non lo so. Ok, qui la ruota. L'UFO. La supposta Clatterfunk. Ma tu pensi già Clatterfunk? 5 500 stars. Domani 600. 10 demon. Ma domani 700 stars. Domani. Guarda, sì. Electroman 15 map. Ok, vabbè, quella è più. 75 secret coins. 500. Ecco lì 500. 90 secret coins, 100, 1500 stars, mamma mia, è troppo eccessivo. Ok, questo qui, questo è abbastanza carino. Vediamo un po' con tutti quelli che abbiamo sbloccato, però. Il rosso sopra, no? No, abbiamo sbloccato solo il giallo sopra, e questi qua che sono gli iniziali. Giù il blu, questo viola che non metteremo mai, e il grigio, che schifo, metti di nuovo il rosso. Ok, va. Giallo e blu pure è abbastanza figo. Però non so. Mettiamo il
rosso fa figo di più del blu. Non so, vabbè, rosso. Ok, andiamo a farci. Quindi ci siamo fatti Stair Madness e Back on Track, i due piacevoli, si direbbe, dalla faccia. Poi c'è Dry Out e Polargeist, Base After Base, Can't Let Go, questo qui impedito, Jumper, che è molto bello, Time Machine, e da Time Machine in poi io non so più niente, perché tenevo la versione di prova. Quindi ok, Polargeist. Da qui, da questo livello sono diventato forte su Geometry Dash. Oddio quanto è bella l'icona. I video dureranno più o meno 30 minuti, non so. Su YouTube ci metterò un po' per caricarli, però non fa niente, perché voglio riprendere. Ok, eccolo qui. Eccole qui le provate. Ah, ecco qua. Eh sì, mi voleva fare. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Qui c'è una tattica appunto per questo livello. Andare sempre sul tetto, perché poi viene la stella. E poi qui andare giù a tutto. E qui l'ansia. Mamma mia. Non sbagliamo qui, non dobbiamo sbagliare proprio qua. No! Ah, perché la stella là sotto l'ho guardata per un attimo, io mi ero addormentato con il dito sul mouse, mannaggia. La musica è troppo bella. È troppo bella. Questo è il mio livello preferito, perché proprio... Ecco qua. Ok, eccoci qua. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benissimo, andiamo. Andiamo sempre su. Come fumarsi tutti i... Ah, ha toccato il blocchetto. Non sono un tipo che si innervosisce tanto su questi giochi, guarda. Solo se ci sto 75 attempts può darsi. Ok, andiamo. Ok, vai. Non ti fermare mai. Ok, andiamo. Finché la barca va, lasciala andare. Ah, no. Ok, andiamo ancora. Morto. Ok, andiamo ancora. Ce la farai, vai. Prima o poi. 6 volte. In 6 volte metà livello. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ok, andiamo. Vai, vai, vai. Buttati, buttati, che morbido, diceva Babbo Natale. Vai. Ma perché? Ma perché non si dice, per esempio? Ok, allora. Ancora, vai. Mamma mia. Porca miseria. Ok. Non cadiamo nello stesso punto. Benissimo. Bene, sono superati. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Benissimo. Ok, andiamo sempre sopra. Con la nostra supposta, come dice Favi, il grande Favi, che è arrivato a 1.500.000. Facciamogli un applauso. Ok, andiamo. Il livello migliore al mondo. Ok, andiamo giù, 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 giù. Ah, non mi fai. Ok, andiamo. Ok, andiamo, 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 andiamo. Anzi, no, perché non ho premuto. Mannaggia. Andiamo. Mannaggia, non ho premuto là e me ne pento amaramente. Livelli facili sono finiti. In realtà tutta la versione free di Geometry Dash è facile.
per dire, eccetto Ken Leg Go, che sono impedito in quel livello, però Jumper, cioè Jumper ci ho messo 3 settimane per farlo. Invece Ken Leg Go ancora oggi non ci riesco proprio. Più o meno in quel video troverete Scleri. Ok, andiamo. Vai, 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 non cadere, non cadere. In guerra non si ammettono delle cose del genere. Guardalo che si prende la stella. Come ho fatto? Non me lo chiedete nei commenti perché vi rispondo, non lo so. Ho premuto pure a caso il mouse. Non ci impressioniamo. Ma quando finisce? Oh, mamma mia. E ci è voluto 1 miliardo. Oh, cosa? E coins di tutto. Ma quante icone abbiamo sbloccato? Andiamo a vedere. 3 livelli ho fatto. Vabbè, ho visto 1 miliardo di cose. Abbiamo sbloccato questa. Oh, com'è bella. Eppure questa. Quella è strana. Figa però. Ok, questo qua. Teniamo il colore. Invece i colori si dovrebbero sbloccare con la pratica. Ok. Dry out. Aspettate un attimo, raga, che abbasso il volume della voce. Ok. Polar Jest dry out. Ok. Base after base. Fatemi vedere un po' quei livelli difficili. 25 secret coins, blast processing, hexagon force, electrodynamics, electroman, theory of everything. Oddio, questo là, questo è il più difficile. Clatter funk fa proprio paura. X step, bello. Cicles, cicles. Time Machine Jumper. Jumper il più bello. Fatemi vedere un po' col video a quanto sta, perché sono 18. Ok, continuiamo. Dry out. Ok, questo qui è abbastanza difficile, dicono. Mamma mia, questo viola, questa specie di viola di dietro ti confonde un po' all'inizio. Abbastanza facile però, cioè. Oddio, no, mamma mia, questa qua la sapevo già, ragazzi. Ok, mamma mia, vado. Ok, pareva strano che potevamo mai indovinare tutto al primo tentativo. Ok, andiamo. Ok, qua teniamo premuto il pulsante di testa. Ok. Ok, ragazzi, mamma mia, raga, ah, ci voleva, mamma mia. Oh.
mia. Raga, raga, 4 livelli. Mamma mia. Non sono mai stato così forte a Geometry Dash, però porca miseria. Mamma mia. Mi ha sbloccato questo. Mamma mia, che figo. Usiamo questo. Cioè, Maternity Hydra 8, vai. 10 stelle e 6 monete stella, come Super Mario. Ok, le pratiche. Cioè, facciamo. Me farò da solo per ammazzare il tempo. Come nel prossimo episodio vedrete tutte le pratiche fatte. Che figo. Mamma mia, il personaggio, che effetto che fa. Mamma mia. Oh, eccolo qui. Vabbè, ma non ho premuto per sbaglio, ma secondo me ho fatto bene. Sto con l'influenza, come potete vedere, perché sto caricando il video prima dell'uscita della scuola. Prima, cioè, tutti quanti ora stanno a scuola, io mi metto a fare il video su YouTube. Ok. Troppi lag, troppi lag. Stiamo incominciando a laggare tutto, avete visto? Ho parlato pure in una lingua strana. Ok, questa influenza mi sta uccidendo. Ok, ne ho. La nuova influenza, sapete che è venuta pesante a tutti. Oh, eccolo qua, mi ha fatto il punteruolo rosso. Andiamo, dai, non ci facciamo fare da questi imbecilli. Andiamo. Mamma mia. No, perché ho fatto così? Dovevo stare fermo. Vabbè, tanto i livelli si possono rifare, cioè. Ok, qua mi fa paura. No. Ecco. Qui guardate, ma laghi troppo così. Base after base, che questo è un livello abbastanza bello, cioè molto carino come livello. La musichetta non c'è male. Ok, qua fermi tutti. Quella parte dove incomincia il nero mi fa a me. Ora. Mamma mia, ragazzi. No, no. Nello stesso punto. Perché lagga troppo? Punto. Speriamo. Base after base mi sta mettendo in difficoltà. Maternity sta sudando. Ok. Se nei commenti mi dite perché parlo così a bassa voce e prima urlavo, è perché mio fratello di un anno ora sta incominciando a dormire, quindi ho incominciato il suo dormitorio e quindi io mi devo stare zitto. E vabbè, non fa niente proprio. Comincia. No, mannaggia. 8 tentativi buttati nel gabinetto. Andiamo. Bene. Oh, ma perché? Salto al punto giusto e vado sul punteruolo rosso. Dico cose a caso. Ecco qua. Usciti da quel brutto posto di blocco. Non mi devo far fare dai lag dopo, perché i lag mi uccidono. Ok. Ora. Bene, bene, bene. Vai così, vai così.
Forse questa qui ci riusciamo. No. Affanculo. Ok ragazzi, secondo me, cioè, un ultimo tentativo ce l'ho da, cioè, glielo farei fare, guarda. Ultimissimo tentativo, proprio il livello più laggoso. Oh, ok, basta. L'ultimo tentativo non è andato bene. Benissimo. Per sfizio voglio dire, i livelli difficili, Clatterfunk, mi sa che appena entro muoio. Questo è il mio best. Ma che vuoi, più di 1%? Guarda. Va bene. È impossibile. E la madonna. Guarda che 5% è buono, cioè. Theory of Everything. Vediamo un poco, solo un'occhiata proprio. Guardalo! Ok, vi rovino il finale, cioè. Meglio di no. Benissimo ragazzi, per questo episodio con Geometry Dash è tutto. E spero che vi sia piaciuto appunto tutto l'episodio. E iscrivetevi in tanti soprattutto e supportate questa serie. Ditemi cosa posso fare. Se mi fate livelli online, io ve li farò vedere da me a questo punto, in un momento dove non devo parlare a bassa voce. E più o meno grazie di tutto. Se posso fare uno speciale, diciamo che questo è lo speciale per l'inizio di una nuova serie, uno speciale Geometry Dash, che però è uno speciale inizio serie, cioè non so spiegarmi. Però ragazzi, grazie di tutto per quei 14 iscritti che ho. Mi raccomando, parlate di me, fate venire molti iscritti a questo canale, perché così ricominciamo in fondo tutto il ciclo della vittoria. Ok, benissimo. Quindi ragazzi, noi ci vediamo, un abbraccio, Maternity Draotto, e se me lo dite nei commenti, non sono Adam Cadmon.